famiglia è diventata una parola escludente. Famiglia è soltanto quella realizzazione che ingloba uomo e donna, rigorosamente eterosessuali, meglio ancora se cattolici, e destinati come una sorta di scure del fato a procreare. Quindi la famiglia si appiattisce al momento procreativo, che se c'è va benissimo, nessuno questo ovviamente lo mette in discussione, ma è una realizzazione, ok? Pensiamo alla parola matrimonio, no? E questo è un discorso che peraltro viene portato avanti anche da moltissime realtà gay friendly, sì, sì, sì. E dicono: io sono per la piena equiparazione, per me potete anche adottare figli, per me potete fare tutto quello che volete, ma matrimonio no, perché il matrimonio dal latino, matri, quel matri vuol dire qualcosa che è afferente alla madre. Allora io dico questo. Allora, partendo da questo presupposto, i soldi li facciamo gestire solo agli uomini, perché il patrimonio ha una stessa origine dal punto di vista semantico, eppure matrimonio, anche questo, insieme alla famiglia, sta diventando una parola escludente. A questo punto una coppia di lesbiche è il super matrimonio. Sì, perché di matrimonio. Cioè due. Però non due potrebbero avere denaro e quindi non saprebbero come comprare pannolini e latte in polvere. Questo è vero. La parola vita. Vita dovrebbe essere una parola che ci rassicura, una parola che dovrebbe aprirci il cuore, una parola che dovrebbe lanciarci nel presente e soprattutto nel futuro, è una parola che mi terrorizza spaventosamente. Oggi c'è stata la marcia della vita. Marciare per la vita, chi c'erano? Forza Nuova, Casa Pound, Milizia Cristi, che se mi vedono col mio ragazzo, che non c'è, ma comunque se mi vedono col mio ipotetico compagno mano per la mano, la mia vita la mettono in seria discussione. E cos'è vita? Impedire che una donna abbia un'assistenza sanitaria per un'interruzione volontaria di gravidanza? Per me quella non è vita, perché sappiamo benissimo, anche là ritorniamo al concetto di aver fatto seriamente un corso di storia almeno una volta nella vita, la legge sull'interruzione di gravidanza è stata creata perché c'era il problema dell'aborto clandestino, che ha creato milioni di morti, non solo bambini che non sono mai nati, ma soprattutto madri che non hanno continuato nella loro parabola esistenziale. Ecco, io suggerisco un atteggiamento più laico, proprio in quello che è il significato genuino del termine, nell'approcciarsi alle questioni etiche ma anche alle questioni politiche. Vi prego di considerare il fatto che per me la questione omosessuale non è una questione etica, non riguarda il problema del bene o del male, è una questione squisitamente politica, riguarda la quotidianità delle persone nella loro azione appunto di tutti i giorni, cioè pagare le bollette, avere una casa in comune, cioè, e avere una reversibilità della pensione. E il nostro modello, che poi è il modello del movimento LGBT, è un movimento laico per una semplice ragione: noi non mettiamo in discussione il fatto che se una ragazza ha deciso di non andare a letto col fidanzato prima del matrimonio non lo possa più fare, lo faccia serenamente. Una donna, una famiglia cattolica che non voglia abortire né ora né mai, anche a rischio della sua vita, se ne prenderà ovviamente la responsabilità, ma è una scelta che io non posso non condividere, ma che rispetterò in un modo o nell'altro, perché riguarda appunto la libertà delle persone. Ma se noi elaboriamo un modello politico e sociale per cui diamo a tutti la libertà, dentro la legge ovviamente, di agire secondo coscienza, perché noi dovrebbe essere tolto a prioristicamente per questioni che poi sono o di ignoranza o ideologiche, ideologico-religiose con un trattino ovviamente. E purtroppo, per riagganciarmi al titolo del mio saggio, purtroppo molte personalità politiche del centro-sinistra hanno cavalcato un po' per inseguire la destra, un po' perché dentro certi partiti non c'è ancora un'identità ben definita, perché in certi altri ce n'è una forse un po' troppo stantia, per cui abbiamo un Partito Democratico che ancora non ha ben capito che cosa deve essere, una sinistra radicale che non ha ancora ben capito che dai tempi di Lenin è cambiato qualcosa, e quindi ci ritroviamo a interloquire con dei soggetti che non hanno una preparazione politica, mi spiace dirlo, per affrontare un problema che è assolutamente contingente e presente, che riguarda, attenzione, non soltanto la questione omosessuale è la cartina al tornasole di una problematica più ampia, che è la libertà dell'individuo. Io faccio, poi concludo perché so di essere logorroico, faccio una metafora che amo molto. Abbiamo le repubbliche dei nuovi diritti da una parte
le fortezze dei nuovi diritti, che sono morire con dignità, poter procreare e potersi sposare a prescindere dalla distinzione di generi e di sessi. Io li chiamo i diritti alla felicità. È vero che morire non ci rende felici, ma personalmente pensare di poter morire senza dovermi consumare in un letto è un qualcosa che mi pone rispetto alla morte in maniera un attimo più serena. Poi dare la possibilità della vita laddove la vita non può esserci, penso ai casi di coppie sterili per esempio, secondo me è dare maggiore impulso alla vita stessa. O tutelare le coppie omosessuali, le coppie gay, le coppie lesbiche, soprattutto nell'ambito dell'omogenitorialità. Cioè, negare questo, signori e signore mie, significa dire agli 800.000 bambini francesi e 100.000 bambini italiani nati in un contesto in cui c'è almeno un genitore gay, che non hanno diritto d'essere. E questa è la cultura della vita che questi signori che manifestavano a Gerroma portano avanti. Dire: voi non avete diritto di esistere perché ci fanno schifo i vostri genitori. Per me quella di oggi non era la marcia della vita, era la marcia del fascismo, purtroppo, ai noi. E quindi ci stanno attaccando, attenzione, utilizzando parole comuni che fanno una presa altissima sulla famosa casalinga di Voghera, che però quando dovrà, anche sull'idraulico di Priolo, tanto per fare un riequilibrio tra i sessi, che quando si tratterà di mettere la X in scheda elettorale verrà spaventata, perché noi saremo talmente brutti e cattivi che porteremo la morte. E questo secondo me è qualcosa che dovremmo implementare facendo appunto cultura. Sì, ci sono delle riflessioni, degli agganci su altri concetti che sono nel libro e che rivediamo dopo, però per passare invece alla questione che affronta invece Alex P, a quello che dicevi tu, cioè il fatto che non sono delle tematiche che riguardano solo ed esclusivamente la comunità GLBT, perché proprio le riflessioni queer partono da un contesto femminista, dove lì c'è stata la chiave di volta, perché è dal femminismo e poi dai movimenti delle lesbiche che si sono creati all'interno dei gruppi femministi che è scattata la riflessione, e poi in ultima istanza si sono accodati i gay maschi, gli omosessuali maschili, e quindi è un qualcosa che va a 360 gradi nella società, insomma, non solamente a noi personalmente. E ciò nonostante ci siano passati diversi anni rispetto ai moti, insomma, di rivendicazione, di libertà e di autodeterminazione del proprio corpo, il sessismo, che qui è alla base di tutto ciò, continua ad essere molto, molto forte. E sembra un qualcosa appunto che si studia nei libri di storia, il 68, la libertà sessuale, a volte si è, Alex B ne parla, c'è stata una confusione di piani tra la libertà sessuale intesa come capacità e possibilità di avere rapporti sessuali con chi si vuole e quando si vuole, ma a questa possibilità di rapporto fisico è mancata poi una riequilibratura del rapporto di potere, per cui rimane un potere che Alex B identifica molto chiaramente nella norma eterosessuale maschilista fallocentrica, e tutto quanto un resto di mondo che ruota attorno a questo maxi fallo che, diciamo, ci governa. Vorrei appunto che il nostro esperto, maxi esperto, faccio una riflessione su questo aspetto. Sì, come dici te, è molto bella questa parte del libro dove la XP più altro indaga tutti, proprio dal punto di vista, diciamo, l'aspetto, diciamo, l'anarchia dell'anarco queer, il punto di vista in cui il potere, o comunque una concezione del potere che di base da un punto di vista anarchico è comunque un ostacolo, qualcosa da sopprimere, ma allo stesso tempo è anche qualcosa che rischia di diventare parte di noi stessi. Cioè, forse l'elemento più importante considerato in questo libro è per esempio il sessismo interno al movimento GLBT, cioè quindi quando
quanto in realtà, e questo succede un po', se ci pensiamo, non solo diciamo in tutti gli ambiti, è una cosa diciamo transnazionale, internazionale, di quanto in realtà complici in un certo senso anche le conquiste. Privilegiata del gay maschio benestante e bianco, quindi questo diciamo insieme di caratteristiche che, se messe insieme, per noi rischiano di costituire un'altra norma, cioè una norma all'interno di una norma, cioè un discorso che dovrebbe essere antitetico alla normalizzazione della sessualità e del desiderio. Il rischio è quello invece di ricreare comunque delle posizioni di privilegio, posizioni che poi possono comunque fatto compromettere il modo in cui noi riusciamo a stabilire, con questo caso, a stabilire il dialogo oltre con le altre differenze. Quindi questo penso sia proprio la parte più sì, perché appunto quella è come giustamente sottolinea Alex B, sono dei concetti così, che vengono così lontano e sono così stratificati nel profondo nel nostro modo di vedere, che noi riproduciamo all'interno, come dicevi tu, dei nostri movimenti, della nostra realtà. Per esempio, la stigmatizzazione molto spesso che avviene all'interno dei movimenti degli omosessuali più effeminati è una realtà. I soggetti transessuali. I soggetti transessuali sono inesistenti. C'è appunto una maggior presenza maschile, una subordinazione lesbica. Tant'è vero che poi ci fu anche in Italia la frattura tra l'arci gay e l'arci lesbica, e quindi sembra paradossale, perché in un contesto in cui appunto le differenze e le gerarchie dovrebbero essere eliminate, siamo anche noi vittime di quella che poi viene definita l'omofobia interiorizzata, che poi, o comunque appunto queste piramidi di potere che involontariamente molto spesso riproduciamo. Diciamo, poi e qui è proprio magari l'ambito, cioè questa anarco queer che assume poi una connotazione particolarmente importante, cioè quanto poi alla fine il discorso sullo stigma si leghi proprio ai due termini, cioè queer e anarchia, e quindi il discorso sul caos, cioè la stigmatizzazione del caos, cioè da un lato il queer comunque anche come superamento diciamo del discorso che è lesbico identitario, ha sempre fatto un discorso forte sulla sessualità non normativa, cioè sul modo di vivere la sessualità che siano altri rispetto per esempio alla coppia monogamica e così, che comunque sono anche questi diciamo in determinati contesti stigmatizzati, proprio perché non rientrano diciamo nella visione di accettabilità che è richiesta dal discorso integrazionista. Posso il significato d'origine della propria queer, torniamo a un spostamento sul significato, era fuori del normale, cioè non normale, quindi io non è normale, perché sono conosco il movimento queer, però è a questo come significato di base, che è fuori da, cioè quello che sta fuori dal normale, sì. Quindi gli esclusi, e il significato originale è quello, cioè non solo per identificare una persona che era fuori del normale sessualmente, sì. Ma sì. Per qualsiasi cosa. Sì. Quindi sì, il discorso magari del frocio nasce anche, che è l'unico diciamo termine, se vogliamo, che applicato in questo contesto riesce a rendere, e da lì infatti questo che dici tu secondo me è molto importante anche all'interno del dibattito, se tradurlo, sul tradurlo o non tradurlo, perché per esempio la non traduzione ti permette di estendere il discorso al non normativo. E nel momento in cui magari tu lo traduci e diventa frocia, in un certo senso è un restringere il campo. Però come dicevo, in effetti il termine, cioè l'origine del termine. Il termine per dire in italiano agli eterosessuali, lui è normale. Mm-hmm.
è il contrario, però dà lo stesso significato, perché gli eterosessuali sono normali. Ovviamente. Quindi quelli non sono normali. Ma sì, questo il termine è giocato su, cioè è la riappropriazione di uno stigma, cioè di appropriarsi qualcosa che ha sentito un insulto. Sì. Cioè io utilizzo lo stesso insulto per dimostrare innanzitutto quanto il linguaggio è comunque categorizzante e limitante. E su quello ci imposto un discorso in realtà che faccia esplodere quelle tre categorie che questo, sono legate a questo. Questo storicamente è stato fatto dalle comunità afroamericane, sì, con delle parole con il termine nigger, diciamo, sì, sempre in ambiente tra di loro, diventava anziché un insulto pesante una questione di orgoglio. Sì. Sì. Ma d'altro canto in maniera diciamo informale già avviene in maniera appunto giocosa, in maniera informale, tra all'interno della comunità, tra di noi, diciamo scherzando in contesti, ci si chiama checca, croce, per dire, insomma non è che sia una cosa, sì, però è ovvio che noi gli diamo un'accezione, come dire, di scherzo, di affetto, perché lì insomma siamo tra di noi e quindi gli diamo, ecco quello che avevo di mettere prima, un valore di orgoglio, che poi si ricollega a tutta la questione del pride, dell'orgoglio omosessuale, non nel senso che dire sono omosessuale quindi wow che bello, ma semplicemente l'orgoglio di essere quello che si è a prescindere da tutto. E ripasso la parola a Dario sulla questione per esempio dei diritti. Diceva Samuele che alcune posizioni anarco queer sono addirittura contrarie a una richiesta di matrimonio, perché molto spesso l'anarco queer si spinge verso dei confini molto molto forti, cioè la destrutturalizzazione della società e quindi anche di quelle strutture classiche come la famiglia. Quindi diciamo teoricamente sono contrari a ogni forma di struttura, cosa che invece per i movimenti militanti, le associazioni e per il nostro contesto europeo degli ultimi anni invece è un punto di forza, anzi che forse sta riuscendo a unire il movimento. E nell'interno del tuo libro ci sono tutta una serie di passaggi molto, molto belli degli ultimi anni, poi dalla presentazione dei DICO, dalle diverse promesse elettorali e ai fallimenti e poi alla richiesta ora del matrimonio. Quindi se ci vuoi fare anche dal punto di vista terminologico come si eviti la parola affetto o come sì, si insulti indirettamente. Sì, no, io quando ho trattato la parte riguardante i diritti, innanzitutto le sigle utilizzate, tu prima ne citavi alcune, CUS, che è il CUS ha citato che ho studiato a Catania, era il centro universitario sportivo. Sì, anche a fare. I DICO che ricordano la voce del verbo dire, e poi ha dato il fianco anche ai vari movimenti per la vita, dire io dico no, quindi gli hanno pure prestato un fianco. Ma poi ci furono anche i Doremi. I Dore. Intanto per riallacciarci al discorso di ieri, con i Dore siamo finiti in un manga giapponese, no? Sembra sta formuletta magica per cui con la bacchetta magica, lo scettro di Sailor Moon, magari punti due persone e quelle per magia si innamorano. Magari fosse così, ma non. Vabbè, i Didorè, non so se lo sapete, erano un progetto portato avanti da Brunetta e dal leader della Nuova Democrazia Cristiana, di cui ora mi sfugge il nome. Rotondi. Ma era una tragedia. Cioè, vedete, avevi diritti solo se ti succedeva qualcosa di brutto. Cioè, se ti veniva una malattia e andavi in stadio terminale, se ti crollava la casa, lì allora qualche diritto l'avevi. Anche. Ora, sto cercando di alleggerire. Io credo una cosa fondamentale, e qui il discorso deve poi aprirsi in due brevi diramazioni. I diritti sono tali quando valgono per tutti, altrimenti non sono diritti, sono privilegi. La primissima cosa che rende un diritto uguale è il nome del diritto stesso. Quando la signora Rosa Parks, che era quella signora americana, nera americana,
che fece poi scoppiare la rivolta dei neri, per cui oggi abbiamo Obama presidente, ecco, tanto per fare un po' di storia contemporanea. Non si alzò dal sedile dell'autobus che era invece riservato ai bianchi, dicendo: sono un essere umano, sono stanca, così come sei stanco tu, vi siedi, mi siedo anch'io. I neri americani lottarono per sedersi sui sedili degli autobus, eccetera eccetera. Che cosa avrebbero detto i neri americani se avessero fatto i sedili però un po' più spostati indietro nell'autobus? No? Sarebbe stata una discriminazione. Ok, facciamo il discorso dei diritti delle donne. In Italia le donne votano dalla fine della seconda guerra mondiale, in Svizzera ci sono arrivati un po' tardi, nella Germania pre-nazista molto prima. Ecco, però quando si è dato il voto alle donne era per le amministrative, per le politiche, più in là si è allargato alle regionali, alle europee, eccetera eccetera. Che cosa avrebbero detto le signore qui presenti se avessero detto: vabbè, vi facciamo votare, ma solo per il sindaco? Qualcuno potrebbe pensare che se votate anche per il Parlamento certi equilibri potrebbero venire, lo riteniamo totalmente inaccettabile. Eppure quando si parla di diritti dei gay, ritorniamo a prima, sì sì, tutto, matrimonio no. No, signori, matrimonio sì invece. Perché? Perché il primo passo verso l'uguaglianza è nell'uguaglianza terminologica. La ministra Idem l'altro ieri ha detto: faremo una legislazione a favore delle coppie di fatto, non importa come si chiama, importa ciò che contiene. Io sono sostanzialmente d'accordo col discorso che è importante ciò che contiene, ok? Perché se si chiama matrimonio e ci dicessero: però potete solo prendere l'ascensore insieme a me, però con la condizione che non ci siano bambini perché si poteva, ci ribelleremmo, diremmo: ma ci state prendendo in giro. Ma sono un po' le due facce della stessa moneta, proprio per il discorso che ho fatto prima, proprio perché i neri lottarono per gli stessi sedili, le donne per lo stesso diritto di voto. Se due persone si uniscono perché c'è un progetto di vita in comune, e se per una categoria è riservata quella parola si deve estendere a tutti gli altri. Mi aggancio un po' al discorso del no ai diritti, sul quale io peraltro sono assolutamente, cioè, favorevole e concettualmente. Se una persona non vuole sposarsi, una persona vuole ribaltare lo status quo, secondo me ha tutto il diritto di farlo, perché saremmo in democrazia, perché il concetto di libertà è qualcosa che deve essere fatto da chi si sente di farlo. Forse io, avvicinandomi ai 40, mi sto diventando più borghese, io vorrei un matrimonio in vecchio stile. Mi perdi un po' lo sbaglio. Ahimè. La rivoluzione. Poi non sono mai stato in realtà un vero rivoluzionario. Però attenzione, un attimo, Mieli, che io sto studiando, dice a un certo punto: le donne.